Una donna un giorno andò al mercato e ad un certo punto si fermò davanti a una bancarella dove lavorava un signore anziano, visibilmente provato dalla stanchezza e sicuramente non benestante. Egli chiese il prezzo delle uova che vendeva. L'uomo rispose: 20 centesimi a uovo, signora. E lei rispose con tono arrogante: o mi dai 6 uova per 1 euro o te le puoi tenere e me ne vado. L'uomo allora le rispose: va bene, signora, prenda pure le uova e mi paghi quanto ha detto. Speriamo solo che sia di buon auspicio, visto che oggi non sono riuscito a vendere niente. Dopo averle comprate, la donna si sentiva soddisfatta. Sapete, fratelli e sorelle, si sentiva proprio appagata per essere riuscita a pagare quanto voleva lei. Una volta salita sull'auto, andò in un lussuoso ristorante in compagnia di una sua amica. Ordinarono svariate pietanze, lasciando tra l'altro molto cibo in avanzo, per un prezzo totale di 170 euro. Pagando tale importo, con una banconota da 200 euro, disse al proprietario del ristorante di tenersi il resto. Perché ho voluto citarvi questa storia? Perché è una storia che fa molto riflettere. Voglio dire, perché molta gente si mostra maleducata e taccagna con le persone bisognose, mentre al contrario si mostra educata e generosa con chi non ne ha bisogno affatto? L'Islam vieta assolutamente questo comportamento con le persone. Bisogna trattare con eguale rispetto tutti, che si tratti di ricchi o poveri, bianchi o di colore.